fine agosto 2023 ho pubblicato un libro per Longanesi. Si chiama L'Antidoto, 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli. In questo testo elenco quelli che per me sono i 15 aspetti più deleteri delle nostre interazioni in rete, dalla vetrinizzazione all'eccesso di velocità che impedisce di approfondire, dalla scarsa percezione di essere in pubblico alla poca consapevolezza nell'uso delle parole, dal disagio generalizzato che porta a manifestazioni incontrollate d'odio e dalla deumanizzazione di chi sta dall'altra parte dello schermo, alla pretesa di perfezione che si ha spesso dei personaggi pubblici, dall'incapacità di tacere quando non si è competenti al peso delle narrazioni distorte che è spesso quasi impossibile rettificare. Orbene, nonostante abbia scritto più di un libro su questi argomenti, e quindi possa dire di avere un po' di esperienza sul campo, se non altro perché sono in rete dal 1995, ecco che tra il 16 e il 17 ottobre 2023 mi sono ritrovata nel mezzo di una shitstorm, una tempesta di feci, per così dire, volente o nolente. Forse una delle più intense che mi abbiano mai coinvolta. Avviso per chi mi ascolta, questa è una puntata che contiene della violenza verbale. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Andiamo con ordine. Tutto parte da lontano, dal 2021. All'epoca collaboravo con la casa editrice Zanichelli, in particolare per la divisione vocabolari. Tra le varie mansioni mi erano state affidate due rubriche su un sito che si chiama Dizionari Più, che, come suggerisce il nome, ha l'intento di fornire dei contenuti supplementari rispetto ai vocabolari. Le mie due rubriche si chiamavano La linguista errante, la traduzione italiana del mio soprannome su Instagram, e Glossario. Nella prima scrivevo dei piccoli approfondimenti legati al vocabolario, neologismi, come è fatto un lemma, come si legge un vocabolario, eccetera. Nella seconda avevo il compito di stilare dei brevi e giocosi percorsi lessicali su un tema dato. In altre parole, si trattava di estrarre dallo Zingarelli una serie di termini legati a un argomento, e possibilmente anche in connessione tra di loro, spiegare, in base alla stessa fonte, cioè il vocabolario Zingarelli, la loro etimologia, il loro significato, e costruirci attorno a una specie di narrazione, magari, se possibile, anche con degli elementi diaristici, cioè personali. Le rubriche erano nate con l'intento di fornire, in maniera leggera, suggerimenti su come consultare il vocabolario volendo ampliare il proprio lessico su un certo argomento. A parte questioni come il lessico della protesta, le presidenziali USA, Bridgerton e l'era della reggenza, molto spesso i temi propostimi dalla redazione avevano a che fare con le varie giornate nazionali o internazionali. La giornata internazionale del Mediterraneo, l'Asteroid Day, il Black Friday e, ahi noi, disgraziatamente, la giornata mondiale del jazz, che si festeggia il 30 aprile. Sono dei percorsi senza pretese, una specie di incrocio tra una ricerca scolastica e un post di blog, con delle puntate sul personale per cercare di ingentilire una sequenza di termini, etimologie e significati che, gioco forza, diventano un po' noiosi. Dunque, sicuramente questi percorsi lessicali non sono la cosa più approfondita e più scientifica che io abbia mai scritto, ne ho perfettamente contezza. E senz'altro, visto il contesto, non avevano una pretesa né scientifica né specialistica. Sono testi derivativi, cioè che in buona parte riportano i contenuti dello Zingarelli, per un pubblico che si affaccia magari per la prima volta al dizionario. A maggio 2021 il progetto è finito, ma le schede sono rimaste pubblicate sul sito. Arriviamo a ora. Pochi giorni fa, una mia amica mi avvisa della pubblicazione di un post su Facebook dove una persona del settore se la prende con il mio percorso sul jazz. Lo si trova facilmente in rete ancora oggi se cercate Zanichelli e jazz. Questo post parla di me e del fatto che avessi scritto di jazz per Zanichelli senza saperne nulla. Ho scritto a questa persona una mail spiegandogli che il senso dei percorsi lessicali non era di fare dei testi specialistici su un argomento, ma una narrazione sulle parole legate a un certo tema. La persona, nel frattempo, aveva cancellato il post perché aveva avuto il sentore di avere dato inizio a qualcosa di sgradevole. Il giorno dopo mi sono stati segnalati due diversi post.
In uno, una persona estremamente titolata, di cui avevo anche una certa stima, scrive quanto segue. L'ennesimo esempio di miseria culturale. Due problemi. Uno, Zanichelli affida la voce jazz a una linguista che per sua ammissione non ne sa niente. Anzi, neanche le piace. Volete fare la voce d'autore? Ma allora pensateci due volte prima di affidarla a una che non conosce né ama ciò di cui si parla. 2. Vera Gheno, perché hai accettato? Vanità? Marchetta? Ma non potevi fare un copia e incolla meno miserabile? In ogni caso, Zanichelli e Gheno ne escono male. Così non schwa. Cheat. Scrivete a linea5@zanichelli.it per protestare. Questo post genera immediatamente una grande ondata di indignazione e di condivisioni, che francamente non ho avuto cuore di andare a vedere una per una. Certo, se le cose stessero come le ha descritte la persona, ci sarebbe davvero di che indignarsi. È perfettamente corretto che la compilazione dei lemmi di un vocabolario o delle voci di un'enciclopedia venga affidata a chi ne sa, a esperti ed esperte. Ma, ripeto, non è questo il caso. È un lavoro redazionale con un'altra funzione molto più umile, quella di riportare parole, descrizioni e etimologie del vocabolario, parole, descrizioni e etimologie che altre persone competenti hanno già compilato. E quindi la competenza richiesta era semplicemente quella di costruire un percorso lessicale a partire dal materiale del dizionario. In questo caso addirittura da una fonte specifica. Non di inventare qualcosa di davvero nuovo e nemmeno di approfondire oltre. In questo post io non sono taggata, non sono stata avvisata dall'autore della sua pubblicazione e leggere che mi si dà di vanitosa e marchettara, beh, insomma, mi fa rimanere abbastanza male. L'altro post che mi è stato attenzionato recita Vera Gheno at her best. Chi non avesse un buon rapporto con la musica era chiaro dagli esempi con cui, fra virgolette, difendeva il suono della schwa all'interno del sistema di suoni della lingua italiana. Così come è piuttosto chiara la sua propensione a parlare di cose che non conosce. Ciò che lascia basiti è la leggerezza con cui Zanichelli le ha affidato la compilazione della voce jazz all'interno di un dizionario. Leggerezza che fa il pari con la descrizione di una musica che le ricorda afroamericani magri, nervosi. E sorride. Il problema è che non c'è proprio niente da sorridere. Ci sarebbe da ridere se non fosse che questi sono i personaggi che determinano gli indirizzi culturali di questo paese. Una cosa è certa, davanti a certe performance si rimane senza parole, ma la musica c'entra poco. Stesso errore di concettualizzazione. Anche qui il punto che causa l'indignazione è che il dizionario mi avrebbe affidato la compilazione della voce jazz. La prima domanda che mi pongo, prima di condividere un po' di commenti che ho raccolto, è: com'è possibile che una pagina web, con un'immagine di repertorio, con un titolo che recita Jazz quando la musica lascia senza parole, con scritto A cura di Vera Gheno, e la curatela è una cosa diversa dalla firma d'autore, piena di lemmi in grassetto, possa essere da chi che sia scambiata per una voce di vocabolario, ma anche per una voce enciclopedica? La caratteristica di queste, cioè di voci di vocabolario di enciclopedia, è sempre l'esistenza di una parola in grassetto all'inizio, con accanto eventualmente l'etimologia e sotto la spiegazione del o dei significati. Voglio dire, i vocabolari e le enciclopedie hanno un'impaginazione abbastanza standard. L'aspetto di queste pagine web è completamente diverso, somigliano più a un post su un blog che ad altro, e effettivamente a quello sono assimilabili. Eppure, qui esplode la shitstorm. Forse perché le due persone che hanno scritto questi post sono del mestiere, esperte di jazz, e quindi hanno automaticamente una auctoritas per chi le segue. Beh, forse per questo motivo moltissime persone commentano senza nemmeno aprire il link fornito. E commentano con grande violenza. Segue una lista dei commenti che io ho trovato e che ho immortalato. Questa minus habens manifesta la sua natura soprattutto quando cerca di dissimularla. Un altro che dice: io non capisco perché accettare di scrivere di cose che non si conoscono. Non so se lei sia preparata nel suo campo, magari sì. Perché sconfinare a cazzo così? Per quale motivo? Per me è un fatto imbarazzante, per lei. Un altro ancora. A leggerlo mi è sembrato scritto da una ragazzina di 13 anni. Considerando l'età potrei sorridere alle superficialità. Su richiesta della maestra. Raccontami cosa sai del jazz. I sorrisi si spengono leggendo Zanichelli.
Le nuove enciclopedie saranno così? Vien da piangere. Beh, chioso io, il target era un po' quello, quindi persone in età scolastica soprattutto, perché è un invito alla ricerca scolastica. A un certo punto interviene anche una collega, una docente universitaria che commenta sempre in pubblico, Vera Gheno tra l'altro è sopravvalutata anche nel suo campo, figuriamoci, ringrazio la collega. E poi, è la lobby dell'amichettismo e la voce è scritta con lo schwa? E un altro ancora, io già la evitavo accuratamente prima, strano non abbia scritto la Le Musiciste Jazz, sempre con lo schwa, no? Perché io negli ultimi 25 anni di quello mi sono occupata. Faccio notare che tutti questi commenti sono firmati con nome e cognome e non sono profili falsi. L'età media è altina, non credo di aver intercettato persone sotto i 35 anni. Ma del resto siamo su Facebook, dove le giovani generazioni non stanno. Alla faccia di chi pensa che il problema dell'odio in rete sia una specificità giovanile. Alla fine, la parte interessante di tutto il discorso è che, tolto il fastidio per il tono non sufficientemente serioso del pezzo, ma questa era la sua natura, il problema sembra essere stato provocato dalle voci del vocabolario. Secondo gli esperti che hanno deciso di criticare il mio lavoro, sono scritte in maniera impresentabile e conterrebbero veri e propri errori. Il che può anche essere, spiegherò tra un attimo perché. Ma se il mio era un lavoro derivativo, cioè di estrazione di informazioni da quel determinato dizionario, è forse mia responsabilità se le voci del dizionario sono migliorabili? Il motivo per cui dico che può essere che le voci necessitino di una rinfrescata è perché conosco la natura stessa del lavoro lessicografico. Lo Zingarelli contiene quasi 150.000 voci, che non vengono controllate singolarmente di continuo. La sua prima edizione è del 1917. Ogni voce, scritta in un certo momento, si basa sulle idee, le conoscenze, lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, del momento in cui è stata scritta, da una persona all'epoca considerata esperta di quell'argomento. Ma siccome le voci non vengono riscritte ogni anno, è possibile che qualche settore rimanga un po' indietro, finché a un certo punto non si concretizza la necessità di un aggiornamento. Per fare solo un esempio, molti commenti hanno avuto da ridire sulla trattazione di bebop, non da parte mia ma dello Zingarelli. Voce di creazione arbitraria, onomatopeica, per indicare l'incoerente dissonanza di questo tipo di jazz. Prime attestazioni 1950. E ancora, stile di jazz dei neri americani nato in America negli anni 40 del Novecento, ostico e provocatorio, caratterizzato da una nuova articolazione ritmica, ricchezza armonica e salti di note. Mentre nell'espansione enciclopedica sempre dello Zingarelli trovo stile di jazz nato negli USA negli anni 40 si riallaccia al blues ed è caratterizzato da libertà degli strumenti ritmici, dall'uso di tempi speciali e salti di note. Queste non sono parole mie, ma quelle di chi ha scritto Temporibus Illis quella voce. Ho scoperto che nell'edizione del 1970 c'era già questa definizione, ma sono state imputate a me. Quando ho rilevato che avevo preso pari pari dal dizionario, perché quello era il mio compito, la replica è stata che avrei dovuto accorgermi che fossero sbagliate. Ma io mi occupo di lessico, non sono una musicologa. A mio avviso grave sarebbe stato se avessi avuto la pretesa di sostituirmi agli esperti nella stesura delle varie voci. Come ha chiosato una mia amica sempre nei commenti, ci stanno dicendo che il camionista che porta le scatole di conserva dalla fabbrica al supermercato deve controllare anche la data di scadenza di ogni singola scatola o non è professionale. Ovviamente con le stesse tempistiche e lo stesso stipendio. Ma come fare allora quando si trova una voce che si ritiene necessario far aggiornare? Semplice, si fa una segnalazione alla redazione. Si spiega il problema, magari si propone una soluzione. Non so quando siano state scritte queste esatte voci, né da chi, ma sicuramente al tempo erano titolate a scriverle esattamente in quel modo lì, con quelle parole. Se oggi tali definizioni non vanno più bene, la strada giusta è segnalare, non certo montare un casus belli contro la camionista che non ha controllato le date di scadenza. Ma torniamo ai commenti. Una sequenza edificante, vero? Iniziamo a dipanare la matassa. Se volessi analizzare da un punto di vista comunicativo quanto è successo, procederei così. Il primo problema è la fretta generalizzata. Coloro che hanno scritto i post che hanno dato inizio alla valanga non si sono presi il tempo di comprendere bene la natura del testo che stavano criticando. Lo hanno scambiato per una voce di vocabolario o enciclopedica e si sono giustamente indignati per il fatto che l'avessero data da scrivere a un incompetente su quello specifico argomento.
La seconda istanza è la percezione dell'autorevolezza. Siccome nel loro campo sono persone autorevoli, altre e altri hanno condiviso quei post indignandosi a loro volta, magari senza nemmeno verificare di cosa si stesse parlando. L'odio dei giusti, come racconto anche nel libro, è tra i più perniciosi perché è quello delle persone che si sentono titolate a odiare chi ritengono abbia sbagliato. Il terzo problema è l'appiattimento sulla contemporaneità. La maggior parte delle persone ha pensato che quella scheda fosse stata pubblicata adesso. Per quanto possa non piacere lo stile o il senso dell'operazione, se contenesse davvero delle imprecisioni così sesquipedali, in 2 anni e mezzo di presenza online sarebbe già stata intercettata. Del resto era stata riletta dalla redazione che, come di consueto, l'aveva passata al vaglio per verificarne la congruenza. La quarta questione è il fatto di avere a che fare con un piccolo personaggio pubblico, come sono io. I personaggi pubblici non possono commettere errori, devono essere perfetti, altrimenti vanno demoliti. Dalla critica su quel singolo pezzo, quasi immediatamente si è passati a commentare in generale il mio operato e a offendere la persona. E certo, anche vedere tutta la propria attività appiattita sullo schwa non fa piacere. Mi ricorda un po' quello che è successo, ahimè, a Concita De Gregorio, quando ho fatto una puntata del podcast dedicata a 2 suoi pezzi, diciamo non scritti al meglio, ma anche in quel caso avevo invitato a non allargare il giudizio a tutto l'operato della persona. La quinta criticità è la mancanza di consapevolezza di stare agendo in uno spazio pubblico, accessibile a chiunque, me compresa. Senza remore, molte persone hanno scritto dei commenti orrendi sul mio conto, sulla mia professionalità, sulle mie competenze. A un certo punto ho iniziato a fotografare i commenti, a screenshottarli e ripostarli tra i commenti al mio post, perché non andassero perduti. Questo ha spinto alcune persone, poche a dire il vero, a scusarsi, mentre altre o hanno minimizzato, ritenendo di non avere offeso, o mi hanno preso in giro per la mancanza di sportività e senso dell'ironia. Uno ha cercato di convincermi che stavo facendo una cosa illegale a fotografare i commenti fatti sul mio conto pubblicamente, ma non essendo quei commenti stati fatti in spazi ad accesso limitato, ne avevo tutto il diritto. La sesta questione è quella della mancata percezione dell'immortalità a cui vanno incontro questi commenti. La collega docente, ad esempio, ha presente che magari le nostre strade si potrebbero incrociare? A queste persone tra 10 anni farà piacere che queste cose orrende che hanno scritto sul mio conto siano ancora conservate da qualche parte in rete? Più di una reputazione è stata rovinata da qualche tweet o post di molti anni prima, scritto con avventatezza. L'ultima questione riguarda le storture nel mondo della cultura. C'entra nella virulenza di questi commenti il mio essere donna? Purtroppo, guardandone il tenore, penso di sì. Penso che ci sia un minimo di paternalismo. La maggior parte dei commenti più violenti arriva da maschi più grandi di me, direi tra i 55 e gli 80 anni. E che tristezza che un senior senta il bisogno di spadroneggiare così nei confronti di una persona più giovane, di cui evidentemente conoscono solo in maniera parziale l'operato. C'entra anche il fatto che la firma sia mia, perché ormai, come ha notato qualche persona nei commenti, il mio nome risulta triggerante, disturbante a un sacco di gente. Quello che mi stupisce è che in questi casi non si pensi alle conseguenze. Alcuni di questi commenti possono essere considerati forme di diffamazione, per cui, se non altro per paura di conseguenze legali, avrei evitato di formularli, perlomeno in pubblico. Adesso i 2 post sembrano essere stati cancellati o resi privati. Il che non cambia la gravità dell'accaduto, anche perché decine di altri post dello stesso tenore continuano a circolare in barba a qualsiasi rettifica. E non cambia il peso delle microaggressioni che ho subito in 3 giorni di fuoco. La cosa buona è che l'interesse per qualsiasi questione al centro di un dibattito scema molto velocemente. E questa in fondo è rimasta una questione circoscritta. Però, hai voglia a minimizzare. Ma immaginatevi di ricevere ogni giorno commenti di questo tipo, in pubblico e in privato. Mai dal vivo va da sé. Il fatto che io venga percepita come un personaggio pubblico cambia il peso di queste parole? Come mai quando si ha a che fare con una persona che ha una faccia pubblica, molti soggetti pensano di confrontarsi con un cartonato, non con un essere umano tridimensionale? C'entra quel processo di deumanizzazione al quale mi è già capitato di accennare, innescato dalla mediatezza della comunicazione? Purtroppo, poiché la prima versione dei fatti che ha circolato, cioè che io, grazie ad appoggi e da muine, mi si è arrogata di scrivere la voce jazz di un vocabolario, ha evidentemente titillato una serie di pregiudizi vari assortiti, quella sarà la versione che continuerà a circolare. Probabilmente molto a lungo, soprattutto negli ambienti specialistici di quel settore, in barba a qualsiasi confutazione. Su quanto poco siano efficaci le rettifiche alle bufale o alle notizie distorte, consiglio la lettura degli studi di Walter Quattrociocchi e del suo gruppo di ricerca alla Sapienza. A pagina 43 di Polarizzazioni, informazioni, opinioni e altri demoni nell'infosfera, trovo scritto:
La polarizzazione esclude il confronto con coloro che la pensano diversamente, nonostante l'ampia disponibilità di contenuti accessibili sui social media. Ma nonostante si viva all'interno della propria echo chamber, l'atmosfera è tesa e gli stati d'animo negativi. Perché più un post suscita l'attenzione degli utenti, più dura la discussione e più aumenta la negatività del sentimento. Si tratta quindi di tribù arrabbiate, fastidio, insofferenza, frustrazione, tribalismo e polarizzazione. Vi è l'assenza totale di un confronto costruttivo tra le diverse opinioni. Il debunking non avrà alcun effetto correttivo delle narrazioni altrui. Nessuno si lascerà convincere che quello che dice è errato. Nessuno accetterà che venga messo in discussione il proprio sistema di credenze. Questo capita di continuo. Mi viene in mente quello che successe a Michela Murgia, una bufala sopravvissuta anche alla sua morte. Chiara Valerio e lei, all'interno del programma Buon Vicinato, si dilettavano nel debate, nell'arte del dibattito regolamentato, nella quale a due gruppi o a due persone vengono assegnate due tesi in opposizione e ognuno dei due gruppi o delle due persone deve argomentare nel migliore dei modi possibili a favore della tesi che le è stata assegnata, che sia o meno di suo gradimento. In una puntata il tema era la musica di Franco Battiato e a Michela capitò in sorte la posizione ostile al cantautore siciliano. Lei stette al gioco e sostenne quella tesi. Ovviamente all'interno di una precisa cornice, quella del debate. Il giorno dopo i giornali titolavano, indignati, che Michela Murgia aveva criticato Battiato. Ne venne fuori una polemica che durò giorni e nella quale si espresse, sempre nel suo modo colorito, anche Sgarbi. Ancora adesso, dopo la sua scomparsa, leggo commenti di gente che dice «La Murgia non mi piaceva perché ha osato criticare Battiato» e ogni volta a me sale la frustrazione. Consiglio la lettura di due libri che in qualche modo sono utili per comprendere meglio il fenomeno. La correzione del mondo, di Davide Piacenza, e La regola del gioco, comunicare senza fare danni, di Raffaele Alberto Ventura. Ne riparleremo. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Questa volta, con un po' di amarezza e poca amabilità, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.